a tutti e bentornati sul nostro canale. Oggi ci trovate in Val Chiusella, siamo precisamente al campeggio Val Chiusella. Giustamente. Che è un posto che si trova più o meno nei dintorni di Alice Superiore. Questo campeggio sorge nell'area di un ex lago, diciamo così, sì. Zona molto paludosa, ricca di sabbie mobili, che è stata interamente bonificata ed è stato realizzato questo campeggio già negli anni, diciamo fine anni 70. Sì. I servizi che offre questo campeggio sono due piscine, una per diciamo più adulti, anche se non è tanto alta, no, e una proprio piccolina piccolina per i bimbi, proprio bassina bassina. Sì, beh, non si può nuotare propriamente in no. nessuna delle due, però comunque, però se si vuole sguazzare è un'idea per stare al fresco. Poi c'è un parco giochi, sì, con lo scivolo, le altalene, insomma qualche giochino per i bimbi. Due, come si chiamano? Sono le reti per la pallavolo, le porte di calcio, c'è un tavolo da ping pong, mi sembra, sì, un calcio balilla, sì. E ci sono due servizi, due locali, sì, due per i servizi. Bagni. Attenzione, come al solito, purtroppo come capita spesso qui in Italia, la doccia calda è a pagamento. Sì, dovrebbe essere un euro. Per 3 minuti e mezzo, dico. Sì, più o meno. Ricordatevi, se avete intenzione di fare il bagno in piscina, che qui serve la cuffia. Certo, altra cosa che dovete ricordarvi subito è di portare contanti per pagare. Sì, non accettano carte, ma si paga in contanti. Quindi mi raccomando, portate i contanti dietro. Quindi chiudiamo col costo anche? Sì, noi diciamo un equipaggio, ogni camper paga 28 euro compreso di corrente. Questa volta siamo in tre. Sì, questa volta siamo in tre perché c'è anche la nonna. Quindi 28 euro, tutto compreso. Siamo immersi nel verde, di sera, anche se siamo ad agosto, fa freschino. Quindi addirittura è un posto... stanotte abbiamo acceso la stufa stamattina. Sì, siamo stati con i sacchi a pelle, quindi è un posto ideale se non volete, cioè se siete di queste zone che non volete andare chissà dove per avere un po' di fresco in estate, può essere un posto. Siamo vicini ai boschi. Ultima cosa, c'è anche un campo da calcetto, quindi per i nostri bambini si divertiranno un sacco. Sì, forse si può anche pattinare perché vedo un c'è il spazio. Bar. C'è il bar e la cosa bella è che potrete ordinare anche delle teglie di pizza. Sì, altre cose stile anche pollo, sì, polpette, sì. Queste cose così. E ci sono due. Due? I pappagalli. Pappagalli che vi saluteranno stile quei vecchi giochi di una volta. Mi sono liberi, però ovviamente sono dei proprietari, quindi se non volete ritrovarvi senza un dito magari non andate a importunarli. No, perché sono loro che vi fanno fuori. Sì. C'è il posto dove poter fare la grigliata. Sì, ci sono spazi per le tende, ci sono anche diverse case mobili. Sì, case mobili, c'è un sacco di gente che è qua stanziale. Sì. Sì, siamo nelle vicinanze di uno stagno che però non è raggiungibile, raggiungibile, ma ci hanno detto i proprietari che questa è una zona ideale per il parapendio, quindi sì. Chissà, se siete appassionati magari prima proveremo. Poi lo faremo, come e esperienza. Se abbiamo capito bene organizzano anche passeggiate a cavallo, sì. Loro, i proprietari hanno non all'interno di questo campeggio ma poco fuori mucche e cavalli. Sì, hanno una collaborazione per sviluppo. Sì, penso di sì, non lo so, però abbiamo visto che organizzano. Con questo direi abbiamo concluso. Sì, direi di sì. Ci vediamo alla prossima, ma prima cosa vi chiediamo? Sempre, chiediamo sempre qualcosa. Beh, iscrivervi al canale, perché no, ci supportate, il che mettere ci fa piacere. Mettere un like, commentate. Commentate, diteci se mai siete venuti in queste parti qui o se avete un campeggio simile a questo. Sì, condividete, perché no? Sì, andate sul blog. Sul blog, su tutti gli altri canali social, Instagram, Facebook, cose perché carine. C'è un po' di tutto. Sì. E ci vediamo alla prossima, direi. Quindi, ciao! Ciao!